13 aviatori italiani vengono trucidati dai guerriglieri, vengono accusati ingiustamente di passare armi ai secessionisti e quindi al loro nemico. In realtà non è così. I loro corpi vengono trovati solo l'anno successivo, quindi nel 1962. Tra le vittime il capitano aviatore Giorgio Gonelli, ferrarese, un personaggio indimenticato nella sua terra, tant'è vero che nel suo paese Mirabello gli è stata intitolata la scuola.